organizzata tra le imprese, enti e associazioni che si occuperanno di gestire la manutenzione, il recupero e la salvaguardia del patrimonio ambientale di Enna devastato dagli incendi. Il servizio dell'inviato, Giulio Calarco. Lavori di ripulitura dei terreni pubblici e privati di Enna come prevenzione e salvaguardia dagli incendi che negli anni passati hanno distrutto vaste aree verdi. Ad effettuarli 15 dipendenti dell'azienda confiscata all''Ndrangheta, un tempo appartenente all'imprenditore boschivo calabrese Rocco Musolino, deceduto 7 anni fa. È una delle iniziative del progetto Adottiamo il nostro ambiente, ideato dalla prefettura di Enna e mirato al recupero e alla salvaguardia del paesaggio e delle risorse naturalistiche. Per rendere il lavoro dei vigili del fuoco e dei forestali un lavoro per quanto possibile sicuro, è sempre un lavoro a rischio, ma sono i nostri angeli custodi, non devono essere i nostri eroi. Il coinvolgimento di un'azienda confiscata alla criminalità organizzata è un'occasione per far conoscere meglio i beni appartenenti all'erario dello Stato e realizzare un esempio di legalità di prossimità. Possono rinascere e dare nuova linfa vitale e soprattutto lavoro onesto e ben remunerato ai lavoratori che finalmente possono di nuovo essere reimpiegati nell'ambito della legalità di prossimità. La prefettura di Enna ha attivato una cabina di regia che coinvolgerà tutte le istituzioni partecipanti per favorire la diffusione del progetto anche in altre realtà territoriali. Azione di monito e di sinergia tra le istituzioni, una maggiore identità territoriale di pendici che sono completamente ormai in uno stato di abbandono, che invece possono essere pensate e rivalutate come un'attività sostenibile e di promozione turistica.